Di nuovo collegati con il Palavarsacchi di Viareggio, gara valida per l'11ª giornata, la penultima del girone di andata del massimo campionato di hockey, di fronte CGC Viareggio e Sarzana. 2-0 il punteggio a favore del Sarzana al termine del primo tempo, grazie ai gol siglati al 9° minuto da Sturla e poi al 15° da De Rinaldis. Il centro colpito una traversa con Motaran, il Sarzana un palo della porta di Barozzi invece con Sterpini. Diverse le occasioni fallite dal centro nel corso della prima frazione, soprattutto per merito di un grande Stagi, autore di una serie di parate impressionanti. Che secondo tempo dobbiamo attenderci, Giulio Arnolieri? Ma un secondo tempo in cui il Viareggio, se vuole ribaltare il risultato, deve a tutti i costi trovare maggior precisione sotto porta e trovare il verso di superare Stagi, che fino a questo momento veramente è stato apparentemente insuperabile. Vediamoci, prova subito Orlandi con Mirko Bertolucci, para due volte, no, la seconda volta va fuori il tiro, inizia la grande il Viareggio, vediamo come vanno le cose. Quintetto di partenza per questo secondo tempo del centro, Barozzi in porta, Enrico Mariotti, Mirko Bertolucci, Motaran e Alberto Orlandi, giocatori di movimento. Mirko, il tiro di Mirko che termina sul fondo, ancora un pericolo portato verso Stagi da Mirko Bertolucci. Attenzione perché il Sarzana ha già commesso ben 8 falli di squadra contro i due del centro. Tra altri due scatterà la punizione diretta a favore dei bianconeri. Ancora Sarzana in possesso della pallina con il numero 7 Sterpini. Zona centrale De Rinaldis, eccolo servito. Ancora De Rinaldis che riceve la palla da Borsi, poi Sterpini allarga e chiama in causa Achilli. Sterpini per Achilli e poi Borsi. Insiste la squadra allenata dall'ex CGC Viareggio Mauro Cinquini. Ancora in pista Enrico Mariotti al debutto con la maglia bianconera, l'ex giocatore del Castiglione volato dalla 2 alla Serie A1. Motaran, è deviato il suo tiro, si impenna la pallina, sarà il centro a riprendere le ostilità visto che a deviare è stato un giocatore del Sarzana. Secondo minuto nel corso della ripresa, 2-0 il punteggio per il Sarzana. Gli arbitri dell'incontro, Perrone e Strippoli, entrambi di Bari. Motaran, ricordiamo, Enrico Mariotti ha preso il posto di Farran, chiuso il rapporto tra il giocatore argentino e il CGC Viareggio. Farran farà da babysitter e il centro proverà a vincere qualcosa di importante anche senza di lui. Achilli, Sterpini, ancora Achilli, ancora la formazione di Cinquini che manovra, il centro cerca di difendersi con ordine, l'anticipo di Motaran in due tempi è vincente su Sterpini, pallina che arriva, Mirko Bertolucci, passaggio per Alberto Orlandi, un po' lungo, riesce comunque ad impossessarsi della sfera Alberto. Motaran, serie di finte, ci prova da fuori Motaran, c'è ancora Stagi che con la stecca al terzo minuto riesce a deviare. Mirko Bertolucci, Enrico Mariotti da fuori, passaggio per Alberto Orlandi. Motaran, ancora Alberto chiamato in causa. Enrico Mariotti che adesso gioca più avanzato. C'è un fallo, mi pare ci sia rigore per il Viareggio, fallo su Orlandi, sì, fallo su Orlandi. Stavo per osservare che le due squadre hanno una formazione speculare, tre giocatori molto forti fisicamente e un giocatore di gran movimento in avanti. Il giocatore di gran movimento è De Rinaldis nel Sarzana e Mirko Bertolucci nel Viareggio, i giocatori invece forti fisicamente sono Motaran, Orlandi e Enrico Mariotti nel centro, Sterpini, Borsi e Achilli nel Sarzana. Comunque c'è il tiro di rigore che si appresta a battere Orlandi e ovviamente sarebbe molto molto importante trasformarlo. Tiro di rigore per il CGC Viareggio al terzo della ripresa con il Sarzana in vantaggio per 2-0. Alberto Orlandi sul dischetto contro Stagi, tutto pronto per il tentativo di trasformazione, si attende l'ok.
Eccolo che arriva, è tutto pronto. Alberto contro Stagi, il tiro, il gol! E il gol di Alberto Orlandi, che accorcia le distanze e riapre la partita. Ottima l'esecuzione di Alberto, spiazzato Stagi, e palla in rete. Alberto va adesso ad esultare sotto il cartellone dedicato al papà, scomparso di recente, un momento anche di grande commozione. E Mirko Bertolucci chiama l'incitamento dell'intero Palavarsacchi, momento davvero commovente. Eh sì, è stato veramente un bel momento. È importante che Alberto abbia segnato questa rete, perché per la squadra ma anche per se stesso. Riparte ancora il Viareggio, vediamo se si riesce ad approfittare del probabile sbandamento. E Orlandi ancora con un gran gol al volo, in sacca, 2-2. Parità ristabilita, 2-2, ancora Alberto Orlandi, straordinario, terzo minuto decisivo per il centro, doppietta di Alberto Orlandi, l'esultanza, e 2-2 ai gol di Sturla e di Rinaldi. Si è replicato in meno di un minuto di distanza l'uno dall'altro Orlandi. Eh sì, doppietta importantissima, l'avevo detto, perché è chiaro che in questi momenti una squadra come il Viareggio, di grande esperienza, deve sapere approfittare, e non ha sbagliato. Comunque la partita è tutt'altro che finita, ovviamente, ci sarebbe ancora da cercare di premere adesso, perché è il momento buono anche per forse portarsi in vantaggio. Enrico Mariotti, pallina per Motaran, vicino Mirko Bertolucci, eccolo servito, ci prova dalla distanza Mirko, una staffilata che termina sul fondo. Ancora Alberto Orlandi dietro la porta del Sarzana. Alberto dialoga con Enrico Mariotti, eccolo servito, riesce seppur con qualche difficoltà a controllare la pallina Alberto, poi scivola Enrico Mariotti, forse contrastato da Chilli. Vediamo, sono 9 falli di squadra commessi dal Sarzana. Motaran, sarebbe fondamentale trovare adesso il gol e poi sfruttare il decimo fallo di squadra. Un po' ottimista in questa analisi. Mirko Bertolucci riceve il passaggio di Alberto Orlandi, ma viene chiuso dall'attento Sterpini. Poi Borsi, ancora Sarzana, l'ottima chiusura di Motaran. Alberto Orlandi, ancora lui, scatenatissimo davvero, il numero 8 del CGC Viareggio. Sulla corsia laterale della pista manovra Alberto, tocca all'indietro per Mirko Bertolucci, ancora Mirko, il nuovo Alberto Orlandi servito, poi Motaran, va Motaran, a spazio, si appoggia su Enrico Mariotti. Siamo giunti al quinto minuto della ripresa, è 2-2 il risultato al Palavarsacchi. Sarzana, che aveva concluso il primo tempo in vantaggio per 2-0, al terzo della ripresa i due gol di Alberto Orlandi, che adesso valgono il pareggio per il centro. Irregolarità e punizione per il Sarzana all'interno della metà pista dei Liguri, che abbastanza di frequente vanno a protestare con gli arbitri per le decisioni prese dal duo arbitrale stesso. Staffilata da fuori, deviazione di De Rinaldis, che questa volta, al contrario di quanto accaduto nel primo tempo, non riesce. Motaran, tiro di Motaran sul fondo, poi cerca la deviazione dalla corta distanza Alberto, non va a buon fine. Possono ripartire gli ospiti con il numero 11 Borsi, ancora Borsi in avanti, pallina alzata, lasciano giocare là gli arbitri in un primo momento, poi arriva l'intervento giusto. E dovrebbe adesso trattarsi di punizione. Sì, no, ci dovrebbe essere il cambio della pallina, perché ho visto che facevano segno dalla panchina che rimbalzava male. Infatti ora c'è l'altra pallina, se non vado errato. E dovremmo riprendere il gioco con una punizione in favore del Viareggio, sì, fuori dell'area di porta, posizione centrale, eccola lì. Punizione per il centro battuta da Mirko Bertolucci, che ha scambiato con Motaran, ricordiamo assente per scelta tecnica Emiliano Brunelli,
L'abbiamo visto in tribuna con il viso abbastanza teso e amareggiato per la decisione presa da Massimo Mariotti. Lui si è messo in lista, Mariotti, e ne ha fatto le spese Brunelli. Tema che affronteremo mercoledì a Centropista in diretta 21:15, rete Versilia. Mirko Bertolucci ci ha visto un pattino e punizione fischiata contro il centro. Sarzana in avanti, attenzione a questa azione pericolosa dei Liguri, finisce a terra il numero 4 Achilli, che accentua la caduta. E poi Enrico Mariotti da fuori, altra irregolarità vista dall'arbitro e altra punizione per il Sarzana, che ha così l'opportunità di ripartire. Ma non mancano 18 minuti al termine della partita e il risultato adesso è sul 2-2. Achilli, il tocco per il numero 7 Sterpini, poi di nuovo il numero 11 Borsi, conclusione da fuori deviata, recupera la pallina il Sarzana, azione interrotta, c'è stata una deviazione da parte dei bianconeri e sarà così il Sarzana probabilmente a riprendere le ostilità. Torna intanto in pista la pallina, quella auspicata e invocata dai contendenti. Dunque Sarzana che può riprendere in fase di attacco dopo la palla alzata in seguito alla deviazione di un giocatore del CGC Viareggio. Borsi sul punto di battuta, più indietro Achilli, due uomini in barriera per Barozzi, conclusione ribattuta da Orlandi, ancora Orlandi che va al tiro, il gol, la tripletta di Alberto Orlandi e il centro in vantaggio, grandissimo gol da parte di Alberto Orlandi, assoluto protagonista della serata, ha intercettato la punizione del Sarzana, è ripartito e ha depositato alle spalle di Stagi, grandissimo Alberto Orlandi, decisivo più che mai, 3-2, tripletta per Alberto, se lo merita, grandissimo giocatore, grandissimo uomo, grandissimo gol veramente. Tra l'altro ha cercato anche l'angolo più difficile Alberto, ma è stato molto bravo veramente al riflesso a recuperare la pallina, e c'era anche Mirko davanti, però ecco adesso ancora Orlandi servito da Mariotti, veramente una grandissima tripletta per Alberto e giusto così ci voleva. Il Sarzana da fuori, la conclusione è intercettata, poi c'è Mirko Bertolucci, Mirko viene chiuso da Stagi, De Rinaldis, Sarzana da quest'altra parte, De Rinaldis, la deviazione miracolosa di Barozzi, intervento prodigioso dell'estremo difensore del CGC Viareggio su De Rinaldis, la parata di Barozzi vale praticamente un gol. Ma intanto c'è una decisione arbitrale che cerchiamo di comprendere. Che cosa ha fatto Leonardo? È stato miracoloso. E poi ha visto una irregolarità l'arbitro. Dovrebbe trattarsi probabilmente di pallina a due. Cerchiamo di capirci qualcosa in più. Pallina a due. No, è punizione per il Sarzana. De Rinaldis per Sturla, Achilli, bellissima la parata di Barozzi su De Rinaldis, sicuramente da annotare sul taccuino della cronaca. Sì, senz'altro qualche dubbio sull'azione precedente di Mirko Bertolucci che ha reclamato il rigore, l'arbitro probabilmente ha punito, diciamo, lasciando correre il fatto che lui è frenato addosso al portiere. Motaran dalla propria metà pista, 3-2 risultato per il centro, tripletta di Alberto Orlandi per i bianconeri, tutto nel secondo tempo. Nel primo tempo Sarzana a riposo in vantaggio sul 2-0 grazie a Sturla e De Rinaldis. Motaran, nono minuto nel secondo tempo, Enrico Mariotti, Motaran sbaglia questa volta, regala la pallina al Sarzana che riparte. Facciamo attenzione, De Rinaldis, palo, batti ribatti davanti a Barozzi, il palo di De Rinaldis e poi ha reclamato il tiro di rigore,
il numero 4 Achilli. Alberto Orlandi, ancora Alberto, tira Alberto, para Stagi. È straordinario Alberto, lo capisce il pubblico e l'applaude incessantemente. Sta per tornare in pista anche Alessandro Bertolucci. Sta affilata di Achilli, la linea alta, riparte il centro, sbaglia clamorosamente Enrico Mariotti. Barozzi si oppone alla grande, alla conclusione di Sturla, e poi il centro rendersi pericoloso, il tiro di Orlandi, la gran parata di Stagi. Mirko Bertolucci, partita vibrante in questo frangente, ancora la deviazione di Alberto Orlandi e ancora Stagi che va a opporsi in tuffo. Gherinaldis, eccolo servito dal possibile pareggio della Sarzana con il palo di Gherinaldis. Azione forse anche viziata da un fallo da rigore commesso dal centro, al raddoppio, al quarto gol sferato dal centro ancora con Alberto Orlandi. Si fa sentire il pubblico, oltre 1000 gli spettatori presenti sulle tribune del Palavarsacchi. Che partita Giulia, attenzione, Rossi, Rossi in avanti, si chiude il centro, scatta il contropiede sull'errore di Rossi, pallina per Alberto, ancora Alberto, serve Mirko Bertolucci, il tocco per Motaran, Alessandro adesso, tocco all'indietro ancora per Davide Motaran, sta filata che va fuori. Gran partita, sì, grande secondo tempo in cui la squadra ha tirato fuori. Questo è il fallo del decimo, il fallo del decimo fallo. Te l'avevo detto io, no? Trovare il terzo gol e poi beneficiare del decimo fallo di squadra, che incredibilmente adesso prima non viene assegnato e poi sì, e poi era chiaro. Decimo fallo di squadra. A essere Pignoli ci poteva stare anche il blu qui, perché era fallo da dietro. Infatti Mirko si è arrabbiato perché è stato messo giù da dietro, però insomma, comunque c'è il tiro diretto. Tiro diretto sul punto di battuta, Motaran, si alzano tutti in piedi gli spettatori presenti. Motaran contro Stagi, undicesimo della ripresa, il centro vince per 3-2 e adesso l'opportunità di realizzare il quarto gol e di portarsi a più 2. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione. Motaran contro Stagi, arriva l'ok arbitrale, parte Motaran, para Stagi e non va. Sì, è stato molto bravo Stagi, anche se il tiro comunque era sì forte ma un po' centrale, però insomma si sa che non sono poi così facili da realizzare. Intanto riparte Mirko Bertolucci, finisce a terra, intanto finisce a terra anche dalla parte opposta Rossi. Vediamo le decisioni dell'arbitro, credo che sia uno stiramento, non mi pare che sia stato toccato da nessuno, non mi pare, perché fra l'altro stavo guardando dove era la pallina, l'ho visto già a terra Rossi, che si sta tenendo dietro la coscia sinistra, probabilmente ha fatto un movimento, credo, non mi pare che nessuno lo abbia colpito, addirittura non mi sembrava ci fosse nemmeno nessun avversario vicino, però mi posso anche sbagliare, ma mi pare però che gli altri giocatori abbiano capito perfettamente. E adesso c'è qualche scambio di opinioni in tribuna, dove si trova il presidente della Sarzana, presidente Corona del Sarzana. Non c'è stato divisorio tra le due tifoserie, questo è bello, auguriamoci che la scelta sia azzeccata sino in fondo, nel senso che non ci siano problemi, perché c'è questo scambio di opinioni e credo che adesso tra poco anche il nostro operatore riuscirà a mostrarci il presidente del Sarzana. Deve lasciare intanto la pista Rossi, però fra gli applausi di grande intelligenza e sportività dell'intera tifoseria, sia quella del centro e quella del Sarzana, bene così. Ci piace raccontare di queste vicende di grande intelligenza sportiva. Restano da giocare 14 minuti e mezzo, sono un'eternità nell'hockey, praticamente è tutto ancora da scrivere. Sì, ma senz'altro, anche perché poi è una partita molto equilibrata, quindi guai pensare da una parte di averla persa e dall'altra di averla vinta. È tutto ancora da decidere.
il Sarzana in possesso della pallina. Certo che se Motaran avesse buttato dentro il decimo fallo di squadra era tutto diverso, ma con i se e con i ma non si fanno i punteggi, e quindi 3-2. Auguriamoci che Rossi si riprenda, intanto che De Rinaldi sei bravissimo nella chiusura a Motaran, poi arriva Achilli, Erco Bertolucci contrastato dallo stesso Achilli in modo falloso a giudizio arbitrale, poi Mirko Bertolucci, Alessandro Bertolucci. Praticamente nessun cambio dall'avvio del secondo tempo. Motaran, sì, è uscito Mariotti, Enrico Mariotti, è entrato Alessandro Bertolucci, giusto. Mirko Bertolucci, bellissima la giocata di Mirko, e pallina che esce di pochissimo sul fondo. Achilli, Sarzana in possesso della sfera nella propria metà pista, adesso però arrivano vicini alla porta di Barozzi, il tiro di Achilli è chiuso molto bene da Alessandro Bertolucci che si è opposto con il corpo, ancora Achilli, pallina in mezzo, c'è Motaran con la stecca, Alessandro Bertolucci, ancora Motaran, sale Mirko Bertolucci, va a Motaran, non si avvede del passaggio Mirko, scatta il contropiede ligure, strattonato da Alessandro Bertolucci, il numero 5, Borsi, Rossi, si tratta del numero 50, Sturla, forse poteva scapparci il fallo. Mirko, Alessandro Bertolucci, ancora Mirko Bertolucci, arriva l'intervento con la stecca di Stagi, Sarzana che riparte, conclusione davanti a Barozzi, poi vola giù, ancora Sturra, un po' plateale nella caduta, Achilli, conclusione del numero 7 Sterpini, e viene intercettata, poi Sturla di nuovo al tiro. Finisce in a terra, ancora Sturla nell'area di rigore del centro, è il centro comunque a manovrare con Alessandro Bertolucci, viene chiuso in maniera anche un po' rocambolesca dalla retroguardia ligure. Alberto Orlandi per Alessandro Bertolucci, bella la conclusione di Alessandro sul primo palo, c'è però Stagi, Stagi che non ha grosse colpe sui tre gol, ma anzi ha tenuto in corsa e continua a farlo il Sarzana con una serie di parate davvero miracolose. Ribattuto il tiro di Motaran da parte di Sturla, poi Sterpini, Sterpini intercetta il passaggio bene Motaran, poi Mirko Bertolucci, Alberto Orlandi per Alessandro Bertolucci, palo clamoroso, il palo colpito da Alessandro, forse anche la stecca di Stagi, insomma parata in collaborazione con il palo da parte del portiere del Sarzana sulla conclusione a colpo sicuro, la possiamo definire in questo modo, da parte di Alessandro. Giulio, ma volevo sottolineare che Motaran che stasera non è molto preciso in attacco, sta facendo dei recuperi straordinari in difesa, ne ha fatti almeno 3 eccezionali, tanto per far capire che ormai sono vecchio, io mi ricordo delle cose del genere che le faceva il Portogallo nel 75 qui agli europei, quei recuperi che ha fatto Motaran stasera, credo che può anche valer la pena che segni magari qualcosa in meno quando fa di quelle cose splendide come ha fatto in varie circostanze in difesa. Sturla si avvicina verso la porta difesa da Leonardo Barozzi, aggancia poi Achilli con qualche difficoltà di troppo, si allarga De Rinaldis, non lo vedono, arriva il passaggio invece per il numero 7 Sterpini, ecco servito proprio adesso invece De Rinaldis, poi Sterpini da fuori, c'è una deviazione, l'ultimo tocco dovrebbe essere di un giocatore del Sarzana, rimessa per il centro. È così, infatti, abbiamo visto bene, sensazione premiata quella che abbiamo avuto dalla tribuna. Mirko Bertolucci per Orlandi, tripletta splendida di Orlandi, un gol su tiro di rigore e 2 su azione, uno più bello dell'altro, quelli segnati su azione, in modo particolare il terzo,
ha chiuso su una punizione, è ripartito. Intanto bella girata di Motaran e bella risposta di Stagi. Ci prova il Sarzana, toccato di Rinaldis, lasciano giocare gli arbitri. La pallina è per Mirko quando siamo giunti al quindicesimo del secondo tempo, 3-2 risultato. Tripletta di Orlandi nella ripresa per il centro. Nel primo tempo invece i gol di Sturla e di Rinaldis per il Sarzana. Altre proteste dei giocatori di Cinquini. È un Sarzana che reclama spesso, Giulio. Ma sì, ha colpito probabilmente il pattino, ma era fermo, non ha calciato la palla. Chiaro che se no non è che si può tagliare i piedi. Io almeno credo di aver capito già da un po' di tempo che gli arbitri agiscono in questo modo. Ora per esempio Sterpini aveva alzato il bastone in area, poteva anche esserci il fallo, ma insomma non è che si può fischiare veramente tutto, però in quel caso lì non, rigore secondo me non c'era, perché è rimasto fermo il giocatore del Viareggio, non ha calciato la pallina né ha ammortizzato altro. Alessandro Bertolucci finisce a terra il numero 88 del Sarzana, di Rinaldis. Vediamo anche di capire i provvedimenti arbitrali. Intanto time out semplice, forse è scivolato De Rinaldis, ma non lo so onestamente. Comunque più che altro Alessandro Bertolucci faceva segno di asciugare la pista, sì. E devo dire che da qualche minuto il Sarzana mi pare che abbia più difficoltà a entrare nell'area viareggina, sta operando più che altro con tiri dalla distanza e evidentemente la difesa del Viareggio chiude molto bene e chiaramente dovendo difendere il vantaggio la squadra viareggina riesce a controllare un po' meglio, e quindi un po' per la stanchezza, un po' per altro, quindi è evidente che in questo frangente proprio il Sarzana ha qualche problema in più a penetrare nella difesa del Viareggio. Questo non vuol dire ovviamente che uno possa dormire sonni tranquilli, ma insomma c'è piuttosto da notare che il Sarzana ha già 12 falli di squadra, quindi è più vicino al nuovo tiro diretto del Viareggio che non il primo tiro diretto del Sarzana, perché al Sarzana per battere il tiro diretto mancano ancora 5 falli del Viareggio, al Viareggio ne mancano solo 3. Comunque è chiaro che sono conti accademici, no? Però tutto questo messo insieme farebbe sembrare che il Viareggio sia in un momento in cui riesce ad amministrare bene la partita. Poi è chiaro che l'hockey è uno sport imprevedibile, però ecco, mi pare di notare un po' più di difficoltà rispetto al primo tempo, non fosse altro perché ovviamente il Viareggio adesso, essendo in vantaggio, può giocare in un modo diverso. Terminato il time out, si torna a giocare. La pallina per Achilli, il numero 4 del Sarzana. Il tocco all'indietro adesso per il Sterpini. Poi Sturla osserva il piazzamento dei compagni, preferisce ripiegare ancora su Sterpini. Poi Achilli si fa vedere, Borsi con il numero 11, eccolo servito sulla corsia laterale della pista, ancora Borsi, cerca di chiuderlo Motaran, pallina che arriva a Sterpini, poi Achilli che cerca un compagno libero da servire, si appoggia di nuovo giocando facile su Sterpini. Deve concludere entro il tempo previsto il Sarzana, conclusione che arriva, Barozzi, grande intervento di Leonardo su Achilli che era andato a conclusione da distanza ravvicinata. Sono 13 i falli di squadra commessi dal Sarzana. Ricordiamo che i falli di squadra la prima volta vengono fischiati al decimo, dopodiché dopo il decimo fischiato scattano ogni 5, quindi al quindicesimo fallo di squadra ci sarà una nuova punizione diretta. Pallina che si impenna pericolosamente davanti a Barozzi. Orlandi, ancora Alberto, indiscusso protagonista della serata, 10 in pagella a mio modo di vedere, non soltanto per i gol ma per il grande apporto che ha dato alla squadra anche nel primo tempo. Quando il centro è andato un po' allo sbando, Alberto a mio modo di vedere è rimasto tra i giocatori più lucidi in pista. Ma sì, senz'altro, comunque non è mai, il Viareggio non è mai andato allo sbando, diciamo ha
è accusato soprattutto il secondo gol, perché è arrivato poi in quella fase centrale del primo tempo in cui la squadra un pochino di calo fisiologico ce l'ha sempre, no? Quindi si sono un po' sommate le due cose, però ora lo si è visto anche prima, quando nel primo tempo non è mai successo che il Sarzana arrivasse a rischiare la punizione perché non concludeva l'azione. Se non si fanno degli errori in impostazione, il Sarzana incontra grosse difficoltà a arrivare al tiro. Intanto c'è stato il secondo errore della serata da parte di Enrico Mariotti, cui ha rimediato, come già accaduto nel primo caso, Barozzi con una importante parata. Ancora Mariotti, resta lì la pallina. Poi Motaran. Ancora Motaran. Pallina per Enrico Mariotti. Chiaramente deve superare un po' il rodaggio, l'ex giocatore del Castiglione, riabituarsi un po' a giocare ad alti livelli. Con tutto il rispetto possibile e immaginabile che nutriamo per la Serie A2 e per il Castiglione. Serpini al tiro, Barozzi con la stecca e poi Alessandro Bertolucci, bravissimo a chiudere su Borsi. Ecco Alessandro, ancora lui, e forse c'è un fallo di pattino da parte di Sturla, fallo da rigore non visto. Adesso a protestare, dopo tante proteste liguri, sono i giocatori in maglia bianconera. Ma io secondo me non era rigore nemmeno questo, perché De Rinaldis non l'ha proprio vista la pallina che gli è andata addosso sui pattini, era tutto disteso. Secondo me non era, se il rigore, come credo, si assegna per fallo di pattino volontario, nemmeno questo era volontario. Era molto più evidente, sì, però non mi sembrava. Enrico Mariotti, 19° del secondo tempo, 3-2 il punteggio per il CGC Viareggio. Punizione per il Sarzana. Due uomini in barriera voluti da Barozzi. È una punizione da posizione piuttosto insidiosa. Tutto pronto, pallina per Achilli che chiama in causa Sterpini. Di nuovo Achilli al centro dell'azione dei liguri. Ecco la conclusione deviata da Enrico Mariotti. Sarà il Sarzana a riprendere giustamente le ostilità, visto che l'ultimo tocco è del giocatore maglia numero 69. Bravo ancora Alessandro Bertolucci. Pallina da Motaran per Enrico Mariotti. Enrico Mariotti da fuori, Alberto Orlandi cerca la deviazione vincente, non ci riesce, ed è il 14° fallo di squadra commesso dal Sarzana. Al prossimo, punizione diretta per il centro, centro che ha già beneficiato di una punizione diretta per il 10° fallo di squadra. Punizione fallita da Motaran, che adesso lascia la pista a favore di Mirko Bertolucci. Nel secondo tempo, almeno per il momento, non è mai entrato in pista Palacci, invece in campo durante la prima frazione, in cui ha fatto vedere anche, secondo il mio parere, buone cose. Ricordiamo anche l'esclusione in rosa decisa da Mariotti nei confronti di Emiliano Brunelli. Vola a terra Alberto Orlandi, lasciano giocare gli arbitri. Ancora Sarzana in avanti, sale Sturla, autore del primo gol della partita. Sterpini da fuori, bravo Alessandro a chiudere. Mirko Bertolucci, sale Alberto Orlandi, va invece al tiro in maniera un po' egoistica Mirko, trovando l'opposizione di Stagi. Sturla, Sturla, Barozzi, pallina che resta lì, sbaglia per nostra fortuna la deviazione, a colpo sicuro Borsi. E qua ha rischiato qualcosa il centro, Borsi era tutto solo davanti a Barozzi. Mirko Bertolucci, lo chiudono in due, pulito l'intervento del Sarzana. Ha visto un fallo ed è il fallo di squadra fischiato contro il CGC Viareggio. Punizione per il Sarzana nella propria metà pista. Sturla. Achilli. Pallina in mezzo, Barozzi. Vola giù. Sturla nell'area di rigore. Poi pallina per Enrico Mariotti in mezzo, il gol! Il gol! Mirko Bertolucci, grande, grande assist di Enrico Mariotti, assist di Enrico Mariotti e deviazione decisiva
di Mirko Bertolucci. E adesso il centro conduce per 4-2 alla tripletta di Alberto Orlandi. Si aggiunge anche Mirko Bertolucci a 3:40 dallo scadere. Non è finita, ma insomma siamo più tranquilli, Giulio. Ma sì, anche perché, ripeto, l'avevo già detto qualche minuto fa, insomma, questo Sarzana mi pare che cominci ad accusare il colpo, soprattutto non per tanto per la stanchezza, quanto perché il Viareggio, da quando si è trovato poi in vantaggio, ha imbrigliato bene gli attacchi del Sarzana. Volevo far notare che Enrico Mariotti ha esultato quasi come l'avesse segnato lui questo gol, un grande assist veramente, e è giusto che abbia esultato così il nuovo arrivo del Viareggio. Davvero un bel gol quello confezionato da Enrico Mariotti e Mirko Bertolucci. Torna la serenità in casa dei bianconeri. È chiaro cominciare il nuovo anno con una vittoria, anche in vista di una serie di partite, di trasferte importanti. Alle porte due trasferte consecutive da un capo all'altro dell'Italia. Martedì sera a Pordenone per l'ultima di andata, sabato sera a Molfetta per la prima di ritorno. Ricordiamo la vittoria sofferta con il Molfetta 11-9 nella prima sfida del girone di andata qua al Pala Varsacchi. Dopo la gara con il Molfetta, di nuovo in campo il sabato seguente contro il Candelaria, e poi il martedì con il Prato, e a seguire derby con il Forte dei Marmi. Non mancano gli impegni in questo 2011 per il CGC Viareggio. Ricordo anche le telecronache quando il centro gioca il sabato. Attenzione, il gol di Achilli dalla distanza, pallina nell'angolino basso, e il Sarzana si riporta così in partita a 3 minuti dal termine. Non ci voleva il gol di Achilli, niente da fare per Barozzi, pallina nell'angolino basso. Dicevo, ogni domenica le telecronache del centro, per concludere il discorso fatto prima del gol. Mirko Bertolucci, il fallo è contro il centro, però non c'è stato il ok arbitrale per la battuta della punizione. Si arrabbia dalla panchina il goliardico Mauro Cinquini. Ancora Sarzana, Achilli, altra conclusione pericolosa controllata in questo caso da Barozzi, poi Alessandro per Mirko, il tiro di Mirko Bertolucci, la parata di Stagi, 2:20 al termine, 4-3 il punteggio. Ancora Sarzana pericoloso, Sturla mette i brividi a Barozzi, a segno per il Sarzana, Sturla, De Rinaldi e Achilli nel centro, tripletta di Alberto Orlandi e gol di Mirko Bertolucci. Ma sul gol di Mirko 50% di merito va a Eco Mariotti, che ha fatto un ottimo passaggio, un ottimo assist. Centro che ha fallito anche una punizione diretta con Davide Motaran. Alessandro Bertolucci cerca la conclusione, non la trova, fa passare anche un po' di secondi preziosi mantenendo il controllo della pallina. Siamo sul 4-3. Ancora Alessandro che mette in mezzo, e c'è rigore, è stato trattenuto Alberto Orlandi, gli hanno proprio levato il bastone dalle mani, e quindi tiro di rigore per il centro, è il secondo tiro di rigore della serata. Il primo è stato trasformato con freddezza proprio da Alberto Orlandi. Vediamo adesso chi si incarica del tentativo di trasformazione. Dovrebbe essere Mirko Bertolucci. Ricordiamo 4-3 risultato a 1:30 dal termine per il centro. Sarzana che aveva concluso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Dunque Mirko contro Stagi. Buttiamola dentro, abbiamo già fallito una punizione diretta. Tutto pronto, arriva il tiro, il gol del 5-3, la doppietta di Mirko Bertolucci, e a scarso di equivoci dovrebbe essere il gol che chiude la partita. Giulio sta per entrare in redazione, gli chiediamo dunque un veloce commento. Sì, ora poi magari come col Bassano in un minuto fanno altri due gol. Vabbè,
ma credo che alla distanza la superiorità del Viareggio sia venuta fuori. Il Sarzana ha fatto un'ottima partita, ma è chiaro che quando si gioca con una squadra con questo tasso tecnico, il minimo sbandamento, e lo si è visto con i tre gol di Orlandi in sequenza, può essere fatale. Questo è un po', vogliamo semplicisticamente riassumere la partita, potrebbe essere questo un tema. Grazie Giulio, attenzione, intanto gran parata di Barozzi a un minuto dal termine, un'altra parata importante, e adesso c'è il quindicesimo fallo di squadra e la punizione diretta per il CGC Viareggio. Attenzione, espulsione in vista, blu nei confronti del numero 11 Borsi, se non vado errato, per proteste, e punizione diretta per il centro, è la seconda punizione diretta. Abbiamo beneficiato di due rigori e di due punizioni dirette, i rigori trasformati entrambi, uno da Orlandi, uno da Mirko Bertolucci, in attesa della seconda punizione diretta. La prima è stata fallita da Motaran, parata da Stagi. Adesso invece sul punto di battuta per questa seconda punizione diretta c'è Alessandro Bertolucci. Attendiamo, 5-3 il punteggio, a un minuto e 17 secondi dal termine. Va Alessandro, la parata di Stagi, pallina che resta lì, ancora Alessandro e ancora Stagi che para. Dunque abbiamo fallito due punizioni dirette su due, messo dentro invece due rigori su due. Achilli dalla distanza, Barozzi, meno di un minuto al termine, Mirko Bertolucci, poi Enrico Mariotti, ancora per Mirko Bertolucci, ultimi scampoli della partita, 5-3 il punteggio per il centro, tre gol di Alberto Orlandi in sequenza e doppietta anch'essa in sequenza di Mirko Bertolucci, dopo che il Sarzana aveva concluso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Sturla, 26 secondi al termine, è praticamente fatta. Ancora Sturla dietro la porta di Barozzi, comincia nel modo migliore il 2011 per il CGC Viareggio. Ancora Mirko, va Mirko e pallina che esce di pochissimo sul fondo, poi De Rinaldis ci prova dalla distanza con il guantone, Barozzi, ed è finita. Il centro batte il Sarzana per 5-3, tripletta di Alberto Orlandi, doppietta di Mirko Bertolucci, due punizioni dirette fallite dal centro con Motaran e Alessandro Bertolucci, a segno per il Sarzana Sturla, De Rinaldis e Achilli. Il centro, grazie a questa vittoria, si porta a quota 30 punti in classifica. Prossimo impegno martedì sera in casa del Pordenone per l'ultima giornata di andata, e poi sabato sera ancora in trasferta sulla pista del Molfetta per la prima giornata del girone di ritorno. Debutto positivo anche per il neoacquisto Enrico Mariotti. Prima dei saluti e ringraziamenti, grazie a Giulio Arnolieri per il commento tecnico, a Claudio Romani e Roy Repore per l'assistenza. Appuntamento alla prossima gara del centro, grazie a tutti per la cortese attenzione e forza centro!